Buon pomeriggio a tutte, signore nostre, benvenute all'interno di questa super diretta. Sono in compagnia della nostra coach Renata e della nostra paziente Barbara, che ci racconterà la sua storia all'interno del metodo FESPA. In particolare Barbara ci racconterà com'è stato, meglio, com'è possibile ritrovare la serenità alimentare, perdere 10 kg e 46 centimetri da tutto il corpo, e ci racconterà un po' tutti i progressi che ha avuto all'interno del metodo FESPA. Quindi ciao Renata, ciao Barbara, benvenute. Buon pomeriggio a tutte. Buon pomeriggio a tutte. Allora, Barbara, io direi che iniziamo subito con la primissima domanda. Voglio chiederti cosa ti ha spinto a ricercare una soluzione come quella del metodo FESPA, che, come ormai tu sai benissimo, si contraddistingue da tutte quelle che sono le altre soluzioni, quindi dalle diete, dalle pillole, le chetogeniche, i digiuni, eccetera, eccetera. Cosa tutto, ti ha spinto? Di tutto e di più. Esatto. Io ho cominciato a vedere su YouTube alcune tue dirette. E va bene la tua energia, tutto quanto, però il scoprire che tutti gli alimenti sono buoni mi è stata una sorpresa, perché dopo una vita, come dici sempre te, di diete, restrizioni, questo no, l'altro no, è stata una cosa che mi ha incuriosito. Il sapere che tutti gli alimenti alla fin dei conti sono tutti buoni, perché onestamente tutto è buono e tutto fa bene all'organismo, mi ha un po' incuriosito. E poi il sapere che una volta che tu entri nel sistema e capisci veramente cosa vuol dire mangiare, apprezzare tutto, il discorso di non avere più l'effetto yo-yo. E quello è stata perché dopo uno dice, sì, dopo una vita un po' anche tira segni, perché dopo so che è sbagliato, però per un momento uno dice, va bene, basta, vuol dire che comincia a darti le colpe, no? Va bene, sono io, forse devo essere così, però dopo c'è sempre quella voglia di provare, di ritentare. E quindi le tue dirette mi hanno dato quell'input in più. Ho detto va bene, proviamo. Ho detto prendiamola come ultima spiaggia, no? Perché uno parte sempre dopo una vita di traguardi non raggiunti, oppure li raggiungi, però dopo torni indietro come i gamberi. Dico proviamo, mi butto, o la va o la spacca. E ben venga che mi sia buttata, ecco. L'avessi fatto prima, però dai, l'avessi fatto prima. Esatto, quindi è andata, insomma, per Sì, riferirmi al sì, motto sì, di sì. prima. Certo, Esatto. certo, Quindi diciamo che tu ci hai conosciuto, mi hai conosciuto attraverso YouTube e questo voglio che tu sia sincera, ma eri certo. Certo. scettica, avevi dei dubbi sul percorso, sulla mia esistenza, Allora, insomma, un po' di avevi dei dubbi? scetticismo, devo ammettere, un po' c'era, perché dopo una vita, io la mia prima dieta avrò avuto 20 anni, quindi dopo una vita di avanti indietro, un po' di scetticismo è normale che ci sia, no? Però dopo vedi che, ma cominci questa avventura e poi è stata una cosa talmente graduale che poi non te ne rendi conto, no? Però magari la gente ti guarda e dice, ma come andiamo? Come niente, io sto bene, non c'è niente di strano, no? E dopo gli dico, no, veramente ho cominciato un percorso nuovo e caspiterina, mi sento bene. Dopo, oltre che vedere i risultati, perché quella cosa importante, ti senti bene, cominci veramente a volerti bene soprattutto. Perché dopo, e quella è la cosa importante, veramente volersi bene, perché dopo capisci che ci sei te come persona, ci sei te, ci saranno, va bene, Esatto. famiglie e tutto, però poi alla fin fine arrivi a un punto che dici mi sono data per tutti, adesso basta, adesso è il momento mio, adesso è il momento mio.
Esatto. Forse ci Ma sono, forse sono arrivata un po' tardi, non dico di no, forse sono arrivata un po' tardi, però dico sempre, l'importante è arrivarci. Esatto, L'importante è arrivarci. esattamente, esattamente. Esatto, Barbara, esattamente. Quindi vedi anche questo discorso di capire che esiste Barbara è stato frutto di un processo, ok? Dove è Oh, all'inizio iniziato. non è stato facile per tanti, perché mi hanno visto cambiata proprio radicalmente, no? Però a pian pianino sono riuscita a farglielo capire. Esatto, O almeno spero, esatto, però lo capiranno. esatto. Beh. Certo, sicuramente, alla fine i propri risultati, Barbara, sono la migliore pubblicità, come dire, istighi curiosità in un certo senso, quindi magari ti verrà modo di parlarne. Vedi come molte donne che hanno iniziato questo percorso, Barbara, noi siamo stati l'ultima spiaggia, no? Questa frase me la sono sentita dire tante volte, perché la maggior parte delle donne che si approccia a noi sono donne che hanno un background di diete come te, ok? Che hanno fatto diete in passato, ma anche no, cioè nel senso ci sono anche signore che magari non hanno mai fatto diete oppure ne hanno fatta una in tutta la vita. Ok, quindi poi quando nel momento in cui vogliono rimettersi in forma scelgono un modo diverso perché magari vedono gli effetti della dieta tramite altri. Per esempio, magari non vogliono assolutamente ritrovarsi in quella situazione. Quindi anche come dire, ritrovare te stessa è stato parte di un processo, no, Barbara, dove tu hai iniziato piano piano e hai capito quanto è importante prendersi cura di sé. No? In un certo senso. Perciò ti faccio questa domanda. Quali sono stati i primi segni di cambiamento che hai notato da quando hai iniziato? Allora, io ho iniziato, innanzitutto ho cominciato a sentirmi più energica, più, come si dice, avevo più energia. E allora io dicevo, guarda, sto mangiando di più e mi sento meglio. All'inizio non riuscivo a collegare questo, no? Dico strano, dico, uno dovrebbe mangiare di più, dovrebbe sentirsi più appesantita, E invece ho avuto questo pensiero, guarda, mangiando di più, quindi mangiando, che poi uno mangia bene, però mangiando di più, mi sentivo meglio, più energica, e più voglia di andare avanti. Quindi hai riscontrato come primo risultato, diciamo, l'energia, no? Che sai, spesso viene data per scontato, cioè non si pone l'attenzione. Ci sono donne che magari sono, ma anche già a 30 anni, no? Dove uno a 30 anni dovrebbe essere pieno di energia, in teoria, no? Ma ci sono Sì. magari donne che 30, 40, 50, anche 60, 70, eccetera, si sentono perennemente stanche e la stanchezza è un segnale del nostro corpo, cioè il nostro corpo ci manda il segnale della stanchezza per farci capire che in qualche modo c'è qualcosa che non va e dobbiamo aggiustare qualcosa. E non tutte pensano No, è vero, è all'alimentazione vero. e all'importanza di nutrirsi in modo corretto, perché, come dico sempre, il nostro corpo è come la macchina. Nella macchina, se non c'è benzina, la macchina non cammina, oppure cammina, ma cammina Questo l'ho in riserva. imparato bene, questo l'ho imparato bene. Esatto. Esatto. E a tal proposito, no, che stiamo parlando di mangiare di più, di mangiare bene, eccetera, eccetera, ti va di farci un esempio di una tua giornata alimentare tipo di oggi, di ieri, di sabato, quella che ti va, quella che ti ricordi anche? Ok, beh, possiamo fare anche quella di ieri. Allora, ieri io la mattina quando mi alzo. Non mi deve mancare la mia tazza di tè verde, proprio, io sono un amante di tè e tisane, quindi alla mattina non mi deve mancare la mia tazza di tè verde. E dopo, niente, o mi faccio un cappuccio, o mi bevo, mi mangio uno yogurt. E quindi una volta erano fette biscottate, cereali, adesso ho imparato a mangiare il pane con la Nutella, il pane con la marmellata, ho scoperto i cupcake che prima non riuscivo, i pancake che prima non riuscivo a mangiare. E quindi ieri mi sono fatta, dopo mi sono fatta 2 fettine di pane con la Nutella ieri mezzogiorno, ieri mattina a colazione. Dopo ieri mezzogiorno, aspetta che ci pensa, e cos'è che ho mangiato? Mi sono fatta, se non mi sbaglio, perché poi no, uno mangia talmente serenamente che poi no, visto una volta avevi sempre le tue diete scritte, sta scritte.
E ieri cosa? Ah, ieri mi sono fatta. Io sono un amante degli spaghetti cinesi, mi piace l'orientale. Avevo degli spaghetti cinesi e mi sono messa dentro dei gamberetti, del salmone e di pomodorini. E dopo ho mangiato solo un po' di insalata perché poi la sera avevo la pizza. Quando che prima si doveva guardare nel calendario, mi tocca, non mi tocca. E ieri sera abbiamo mangiato la pizza. Esatto. Questo significa mangiare tutto, ma soprattutto mangiare di più, Sì, ovviamente dopo sempre con equilibrio alla base. l'app è il toccasana comunque. L'app è un toccasana. Ti aiuta tanto, tanto, tanto. È una guida, no? È una guida, Sì, Barbara, alla fine di un perché processo educativo. Quante volte io metto magari degli alimenti che per te sembrano, guarda, non sono niente, no? Cosa sono 10 grammi di qua? 50. Però quando vedi i livelli che si alzano, dici guarda, caspiterina, è perché in questa maniera qua tu impari anche a conoscere gli alimenti. Prima, invece prima no, perché tu avevi la tua tabella scritta, oggi tocca pinco, 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 pinco e vai. Esatto, ti Però eri un po' non sintonizzata da sapevi, eh tempista. sì, cioè, non impari a conoscere quello che mangi, quello che ho scoperto qua. E questa è una Quello che ho scoperta scoperto qua con fondamentale, Fespa, Barbara. sì. Esatto, questa è una scoperta fondamentale perché vuol dire che ci state ascoltando, perché è importante l'educazione alimentare, perché il sovrappeso non si genera con la pizza in più o la pizza in meno. L'alimento non è la causa, né tantomeno la soluzione, No, è ok? vero. Quello che porta ad una condizione di sovrappeso sono le abitudini, gli atteggiamenti, le cattive abitudini, il porre tante volte, il fare scelte alimentari basate su credenze limitanti o su modelli dietetici che sono stati fallimentari in un primo momento, ok? Quindi, come dici tu, io non è che ci penso e rifletto, leggo un foglio e agisco, ma magari sto mangiando anche ciò che a me non piace, ok? Tante volte mangio ciò che magari a me fa pure male, cioè nel senso mi gonfia, eccetera, Sì, no, eccetera. è Invece, lo vero. scopo dell'educazione alimentare è proprio, ecco, fornirvi tutto un percorso, ok? Fatto da varie cose, supporto, applicazione, che è un diario intelligente, facile, comodo, pratico, ricco di ricette, spunti, eccetera, informazioni dirette private del gruppo privato, tutta una serie di elementi che portano la paziente come Barbara qui presente a basare le sue scelte alimentari su conoscenze, su proprie abitudini, proprie esigenze, proprio stile di vita in base all'orario di lavoro, a come la giornata, eccetera, eccetera. E questo Beh, ovviamente di certo. default dà una tranquillità, quindi quella sostenibilità che porta la paziente FESPA ad agire con calma anche sul lungo periodo, ok? E tu, Barbara, grazie a questo sistema sei riuscita ad uscire anche da quella che è una dinamica di fame nervosa. Ti va di condividere questa cosa con le donne all'ascolto? Sì. Allora, diciamo che prima la fame nervosa c'era anche perché. Come diciamo sempre, le classiche diete sono full insalata, full insalata. Arrivi sul punto che tante volte mi ricordo ne avevo talmente la nausea che magari saltavi anche il pasto, perché dopo non hai talmente fame e dopo ti ritrovi che dopo un'ora o due hai talmente quel buco nello stomaco che però ti ritrovi che magari butti giù di tutto e di più. Però, e non te ne rendi conto, perché il bello è che tu non te ne rendi conto, no? Lo butti giù, dopo magari arriva un punto che stai male e dopo dici, ma caspiterina, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Però te ne rendi conto dopo, hai capito? Ma è così, invece adesso tu avendo i tuoi alimenti, mangiando tranquillamente, se ne, quello che ti piace, che poi è la cosa più bella che possa esserci, tu ti senti sazia, quindi non vai alla ricerca delle schifezze, chiamiamole così, perché poi in definitiva sono tutte schifezze. Può anche capitare la giornata, perché ci sono quelle giornate che magari, per esempio lunedì è una giornata, una mattinata drastica, e a volte ti senti stanca e allora no, dico Barbara fermati, allora penso a Federica, penso a te Renata, no, 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 allora beviamo un po' di cose, però prima ti buttavi, hai capito? Perché sei talmente stanca che nella tua testolina pensi di compensare questa stanchezza buttando giù, buttando dentro cose che magari l'organismo effettivamente in quel momento non ne ha bisogno, ma è solo lo stress, no? Che poi sia della mattinata, della giornata. Ho riscoperto la Coca-Cola là e quella zero, che io non, 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 non,
non ho mai. E quella, poi, e quella tante volte mi è un toccasana. Quando mi sento un bicchierino di Coca-Cola e mi passa tutto. Esatto, Barbara, infatti. E questa cosa che hai detto è super corretta, ovviamente, ma fa capire anche il lavoro di consapevolezza che hai fatto e di riconoscimento dell'emozione, no? Perché molto spesso le persone cadono nella trappola, sono stanca, mangio, sono stressata, mangio, quando in realtà se sei stanca devi dormire, se sei stressata devi trovare un modo alternativo per eliminare o ridurre lo stress, oppure per gestirlo, quando magari ci sono delle situazioni in cui lo stress non può essere gestito, ma magari possiamo alleviarlo con qualche tecnica di respirazione, eccetera, eccetera. E una volta risolto questo, quindi una volta capito questo, ecco che la fame nervosa scompare ed ecco che poi si raggiungono anche dei risultati nel momento in cui comprendo che sono fatta di emozioni e che le emozioni non devono prendere il sopravvento su quelle che sono le mie, appunto, azioni. Quindi questo è un ottimo lavoro di consapevolezza, di introspezione, che poi ovviamente ti porta al risultato e anche a mantenere quel risultato che hai raggiunto. E a tal proposito, adesso parliamo di risultati, ok? Quindi dici un po', anche se l'ho detto prima, però dici un po' quanti chili, quanti centimetri, quante taglie hai perso con FESPA? Allora, i bei centimetri non lo so, di la verità non lo so, però sono, i chili sono 10. Sono 10 46 e centimetri da tutto il allora, corpo. wow. Non Esatto. sembra, eh? 20 E centimetri solo come. dall'addome, zona addominale. 20 centimetri solo dalla zona addominale, E quindi infatti ditemi là. in quella zona, Barbara, stai cacciando gli addominali, la zona della pancia, dell'addome. Io so che questo periodo qua ha cominciato a fare caldo, no? Dico, cominciamo a tirare fuori un po' di guardaroba, che è sempre quella la storia, no? Tiri fuori, metti dentro. Ma almeno la mia storia era quella, no? Tiro fuori, tiravo fuori, provavo questo no, questo no. E cioè, ma quando ho detto, cioè, proviamo tutti i pantaloni, no? Caspiterina, mi sono trovata strapiena di vestiti, strapiena di vestiti. E sono ritornata alla mia 44. Perché ero arrivata quasi alla 48-48 buona. Infatti, io di solito quando comincio a fare 44-46 dico va bene, no? Dopo inconsciamente ti dici va bene. Dal 46 sono passata al 40, di solito quando io arrivo al 48 nel mio cervello non so, sembra che scatti qualcosa. Barbara, stai attenta, Barbara, stai attenta. Infatti, ho messo via, ho messo da parte i 2-3 capi che ho preso l'altro anno. E però la soddisfazione cioè, di quando ti provi tutti i pantaloni, no, ma a parte il fatto che ti stanno bene, ma sentirti più comodi di quando li avevi comprati, quella è stata la cosa che mi ha emozionato ancora di più. Esatto. È un buon risultato che poi uno dice, arrivi senza rendertene conto, hai capito? Perché arrivi senza pensare, senza pensare. Esatto. È un processo che io amo definire automatico, ma non automatico nel senso stiamo sul divano e la situazione cambia, non in questo senso qui, ma nel senso che nel momento in cui impari a mangiare, quindi ti godi il cibo che più ti piace con equilibrio, ti mangi la pasta, la pizza, la carne, il pesce, la frutta, la verdura, il dolce, quello che è, insomma, quindi nel momento in cui il cibo non è più un nemico, ma diventa un amico e possiamo mangiare tutti i cibi, uno. Due, impariamo a gestire o quantomeno a riconoscere l'emozione e quindi non sfogare l'emozione nel cibo, ma la riconosco e trovo una gestione di queste ultime. Nel momento in cui raggiungiamo un equilibrio a tavola, dovuto al punto 2, quindi al controllo, alla gestione delle emozioni, il dimagrimento diventa facile, cioè diventa tutto in discesa perché basterà semplicemente applicare quelle poche semplici regole del metodo FESPA, tra cui bere 2 litri d'acqua al giorno, mangia tutto, mangia i carboidrati, fai E una o due mangiare sessioni di quando hai voglia, allenamento, quando hai fame. esatto, mangia quando hai fame, più il supporto giornaliero da parte della coach diventa un gioco da ragazze.
cioè diventa un gioco dove avete già vinto, abbiamo già vinto, perché vincete voi, vinciamo noi. È un win-win, perché i vostri obiettivi poi diventano i nostri, ok? Per guidarvi appunto verso il raggiungimento di un fisico magro, tonico ed armonioso. E tu hai ottenuto dei risultati meravigliosi, sia in termini mentali, sia in termini ovviamente di composizione corporea. Tant'è vero che ho controllato le tue foto, il tuo check, e stai benissimo rispetto all'inizio. Infatti, l'ultimo check, no? Ho detto, aspetta che vada a fare un giro indietro, non l'avevo mai fatto. Ma sai che quando mi sono visto, ho detto, ma non mi rendevo conto. Sì, ti rendi conto del cambiamento, vedi, ma i vestiti cominciano a starti larghi, magari uno ti dice, guarda che ti stai asciugando. Però non ti ricordi di come eri prima, almeno a me mi è capitato così, no? E rivederti di caspiterina, molto meglio ora, sicuramente. Assolutamente, guarda. Puoi dirlo forte, Barbara, sì, ci tengano a approfittare. Perché e senza restrizioni, dimmi. Esatto, ha messo in mezzo, ha parlato un po' di supporto, no? Ed è il supporto la chiave anche del tutto il processo, ok? Perché provate a chiedervi perché noi vi diamo la figura del coach, no? Mi riferisco anche a chi ci sta ascoltando, perché noi di FESPA non diamo per scontato la difficoltà che può esserci dall'altro lato, di uscire da anni e anni di diete, come hai detto dall'inizio, no? Mi sento io il fallimento, e sai quante donne entrano o magari non entrano, perché? Perché hanno questa paura del fallimento. Okay? Questo limite magari interiore che le spinge a non agire, perché già danno per scontato il fatto che non ce la possano fare, dato che nelle volte precedenti non ce l'hanno fatta. Quindi a volte noi coach crediamo tanto in voi, ok? In alcuni casi siamo più noi che crediamo, che okay? All'interno per le donne che seguono, perché sappiamo che tutte coloro che entrano in questo percorso hanno il potenziale per riuscirci, ok? Quindi la figura del coach nasce per questo, ok? Per aiutare la donna affinché abbia un processo lineare e affinché vengano analizzate anche dinamiche legate all'emotività nel giorno, nel giornaliero, perché la giornata non è che è composta solo da mi faccio il mio pasto, ok? Ma è composta da tante ore, da tanti minuti, ok? In un'intera giornata si provano tante emozioni, lo stress è quella che io vedo che ognuno di voi prova tanto, la maggior parte di voi prova tanto, quindi stress, preoccupazioni, problemi, sono tutte situazioni che incidono su quelle che sono le vostre, vostro generico azioni, ok? E quindi noi coach ci teniamo ad aiutarvi in questo, a farvi andare avanti affinché voi possiate sia raggiungere un fisico magro, tonico, armonico, ma anche, come hai fatto tu, Barbara, uscire da quelle dinamiche di smangiucchiamento, uso il cibo come compensazione. Come dire, mi faccio sopraffare dallo stress e quindi mi metto al terzo, quarto posto delle priorità. Si analizza quella che è la psicologia alimentare dietro il sovrappeso, perché a differenza di tanti lì fuori, voi per noi non siete numeri, ok? Siete donne che hanno bisogno di un aiuto, che devono capire le emozioni anche che hanno giocato un ruolo in quella che è la situazione del sovrappeso che si genera poi ovviamente, e quindi insieme è un po' come un gioco di squadra, no Barbara? È come entrare in una famiglia, io le dico sempre, questa è una famiglia, e per questo poi uno si sente tranquillo, rilassato, hai capito? Si sente al sicuro. Esatto, e questo è importante per noi, rendere il percorso FESPA un luogo sicuro, dove non ci si sente giudicate, non c'è critica, non c'è giudizio, ma sappiamo esattamente quelli che possono essere i problemi dall'altro lato e come aiutarvi ovviamente a risolverli. Perfetto, bene. Allora Federica, non so se hai da fare qualche altra domanda. Sì, prima di fare l'ultima domanda a Barbara e poi andiamo in chiusura e ovviamente facciamo anche i complimenti, voglio rispondere ad una domanda di Natia, credo, su Instagram, che ci chiede: io vorrei fare una domanda in menopausa, cosa bisogna veramente fare per non aumentare il peso? Ma i carboidrati vanno diminuiti? Allora, cosa bisogna fare in menopausa per non aumentare di peso? Allora, c'è questo falso mito che quando si entra in menopausa si aumenta di peso e non si possa tornare indietro. Cioè, io entro in menopausa
che peso 60 kg, dopo un anno, due anni dalla menopausa mi ritrovo a 100 kg, non posso più tornare a 60 kg, 70 kg quelli che sono. No, per non ingrassare in menopausa, a parte che c'è una diretta che puoi trovare su YouTube interamente dedicata alla donna in menopausa e tutto ciò che comporta insomma la menopausa, ma per risponderti cosa bisogna fare per non aumentare di peso? Niente, guardare i propri comportamenti alimentari e capire dov'è l'errore. Iniziare a mangiare tutti gli alimenti che più ti piacciono con equilibrio, quindi senza abusarne ma con equilibrio. Imparare a gestire le proprie emozioni, come stavamo dicendo prima con Barbara, e quindi capire che se sei triste magari hai solo bisogno di piangere, non di sfogare nel cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre per quanto riguarda i carboidrati non vanno diminuiti, i carboidrati vanno mangiati nelle giuste quantità per ogni individuo, quindi i carboidrati devono essere mangiati anche e soprattutto in menopausa, per forza, non vanno tolti, ecco. Ma ti rimando a vedere una diretta in cui ne ho parlato, ok? Tra l'altro anche la nostra Barbara, come diceva prima, mangia tutto, compresi anche i carboidrati, ogni giorno, sotto forma di pasta, sotto forma di pane, sotto forma di panino, sotto forma di cereali, qualsiasi insomma sia la fonte. Quindi ecco, ho risposto un attimo a questa donna su Instagram. Io volevo aggiungere una cosa in risposta, certo, a questa donna che ci ha scritto. Ricorda sempre, Natia, che il metodo è personalizzato, ok? C'è la P di FESPA, sta per personalizzazione, quindi qualsiasi sia la situazione, menopausa, patologia, diabete, colesterolo, fibromagia, endometriosi, qualsiasi sia la situazione di partenza, i percorsi sono personalizzati, ok? Quindi ogni donna le specifiche del caso, ha la coach che la segue, eccetera. Seguiamo anche pazienti oncologici, ok? Che hanno bisogno di molte precisazioni, eppure stanno facendo un ottimo viaggio in tranquillità. Esatto. Ok, allora Barbara, noi non abbiamo altre domande perché ci hai raccontato di te, del tuo percorso, e vogliamo ringraziarti, voglio ringraziarti, ma anche la tua coach ovviamente, di aver accettato questa intervista, aver magari abbattuto il muro della timidezza e aver in qualche modo aumentato ancora di più la fiducia in te stessa e l'autostima. Quindi grazie per questa intervista. Grazie e a voi, a tutte e due. Prima di farti i complimenti e salutarci, voglio farti un'ultima domanda. C'è qualcosa che vorresti dire ad una donna che magari in questo momento ci sta ascoltando e potrebbe essere scettica di se stessa, del metodo, perché magari ha provato tante diete e non riesce a vincere questo scetticismo nei suoi confronti e anche nei confronti di FESPA? Beh, io posso solo dire che di buttare via tutte queste paure, di lasciarsi andare, di pensare finalmente a se stessa, che è il passo più importante, e che posto più sicuro di FESPA non c'è. È un posto, è una famiglia immensa e per me è al numero uno, al numero uno. Grazie Barbara, grazie. Grazie per queste belle parole e soprattutto complimentoni. Barbara, per questi meravigliosi risultati. E tra l'altro, leggendo la tua anamnesi, il tuo questionario, noi abbiamo anche raggiunto l'obiettivo. Il tuo obiettivo di peso. Sì, è vero. Abbiamo raggiunto il tuo obiettivo di peso, obiettivo che magari quando hai iniziato sembrava impossibile da raggiungere, no? Brava. Dai, quindi bravissima. Siamo arrivati al traguardo, sì. a un traguardo, sì. Esatto. Perfetto. Allora Barbara, grazie mille per questa intervista. Complimentoni ancora per questi tuoi Grazie. E noi ci vediamo alla prossima. E come dico io, sempre avanti. Sempre avanti. Esatto. Mai fermarsi. Vi salutiamo così. Sempre avanti. Ciao a tutti. Ciao Barbara. Ciao benissime. Ciao.